Allora, buongiorno a tutti, possiamo partire. Benvenuti al terzo appuntamento dei webinar Huawei. Oggi, sempre con Luca Vitt, affronteremo un argomento molto rilevante e peculiare, che è quello sulle reti ottiche, quindi campus optics, reti campus ecosostenibili e mai più obsolete. L'agenda sarà esattamente quella degli altri giorni, quindi partiamo appunto adesso. Poi, dopo la presentazione di Luca, avremo la possibilità di fare delle domande o comunque avere un confronto diretto tra noi e farsi rispondere da alcune vostre curiosità da parte di Luca Vitt. Vi ricordo sempre il canale Telegram attraverso cui potete porre delle domande anche prima, durante e dopo i vari webinar che facciamo. Come abbiamo preannunciato la scorsa volta, abbiamo messo a disposizione anche un attestato di partecipazioni per tutti coloro che lo richiederanno, quindi sarà una personalizzazione con il proprio nominativo e si riceverà questo attestato di partecipazione legato all'argomento cui si è partecipati. Quindi, prima di andare avanti con la presentazione, sappiamo e ogni volta ne parliamo, siamo in un momento, diciamo, dove lo straordinario ha avuto una grande accelerazione rispetto all'ordinario e poi, come vedete poi da questa immagine che è stata fissa a Madrid in Spagna, poi in realtà poi necessariamente non torneremo alla normalità di prima, perché probabilmente la normalità di prima e l'abitudine non ha creato i presupposti per, no, un'innovazione, una trasformazione, un'accelerazione dell'evoluzione. Quindi affrontiamo con, in attesa che l'aspetto di salute si risolva più presto, no, una nuova normalità che porti nuove abitudini, nuovi approcci sia alla vita personale che professionale. Come l'altra volta, ecco, rispetto alla situazione molto grave dal punto di vista della sanità che riguarda tutto il mondo, nostro dovere è cercare di capire quali sono le evoluzioni attuali e quali quelle del futuro, sempre proprio per migliorare le nostre condizioni e capire quali sono gli strumenti che insieme possiamo mettere a disposizione. L'altra volta abbiamo visto appunto che la fruizione di strumenti digitali in generale è cresciuta di poco meno del 20%, con un picco soprattutto per quanto riguarda, no, i siti di informazione. Questo per quanto riguarda l'Italia. Poi abbiamo anche altri studi dati che, diciamo, servono per avere un riferimento rispetto a quello che sta accadendo nel mondo e nei principali paesi in Europa, dove, come vedete, la propensione all'investimento nelle infrastrutture ICT, nella proiezione che viene fatta attraverso una ricerca di IDC nel mondo, prevede che dopo una piccola flessione, ovviamente nell'anno in corso, ci sarà subito una ripresa, perché c'è la cognizione evidente che la trasformazione digitale in tutti i settori, vediamo quello attuale nella scuola e nella sanità, sono fondamentali per sostenere la crescita e la ripartenza dei paesi. E in più vedete che nel grafico in basso, l'ultimo, vedete che poi ogni settore ha reagito in maniera diversa in questo periodo rispetto alla gravità della situazione. Quindi ci sono stati dei settori, come quello ad esempio del lusso, che ovviamente hanno avuto una flessione anche banalmente per la chiusura dei store fisici, ed altri, come quello, sapete, dell'e-commerce, del delivery e diciamo, dei beni di largo consumo, che invece hanno avuto una crescita e una fruizione maggiore. Detto questo, che ci dà la possibilità anche di intravedere quale potrebbe essere lo scenario futuro, andiamo nel dettaglio di oggi, dove l'argomento di oggi, no, si assesta in un'evoluzione che più o meno sappiamo che ogni 10 anni c'è una grande stacco in avanti dal punto di vista dell'evoluzione e dell'innovazione del network, quindi della rete. E a quest'interno, oggi nel 2020, siamo arrivati a un ecosistema dominato da quello che sarà ed è il 5G, e ovviamente laddove l'ecosistema porterà ad avere la necessità di avere molteplici connessioni contemporanee e quindi un'eccezionale esperienza da parte dell'utente,
cioè dal punto di vista dell'azienda, dell'utente finale e pubbliche amministrazioni. E detto questo, arriviamo al punto di oggi e lascio la parola a Luca Vitta, a cui chiedo di condividere la sua presentazione, alla fine della quale avremo la possibilità di porre domande. Quindi nel frattempo segnatevi delle domande da fare con Luca. Prego Luca, puoi iniziare se condividi lo schermo. Buongiorno a tutti, spero che riusciate a vedere le mie slide. Iniziamo subito la presentazione. Oggi affrontiamo un tema abbastanza importante per l'evoluzione delle nostre soluzioni di interconnessione all'interno dei nostri uffici, piuttosto che all'interno degli hotel e all'interno degli ospedali o scuole. L'obiettivo di oggi è condividere con voi quello che è la nostra vision in questa evoluzione e capire quali che sono le tecnologie che ci aiuteranno in questa vision, in questa refresh tecnologico. Iniziamo subito da quelli che sono i problemi che in questo momento chi fa il design, chi fa l'ingegneria dell'evoluzione tecnologica si trova ad affrontare in questo periodo. Stiamo parlando di un'evoluzione che prevede, nel momento in cui si va a fare un refresh tecnologico in un building, in un ospedale, in una scuola, come dicevamo prima, in un'evoluzione che necessita di, scusate, mi sa che è un'evoluzione che necessita di prevedere molteplici cablaggi quindi prevedere cavi per il trasporto della voce, cavi per il trasporto delle connessioni LAN, cavi per il trasporto di eventuale cavo TV negli hotel. Come vediamo nella foto in mezzo, ovviamente questi cavi hanno delle dimensioni cospicue e molto spesso necessitano di numerose porzioni all'interno dell'edificio e di stanze dedicate per poi essere interconnessi. E poi abbiamo uno dei problemi principali, soprattutto negli edifici di grandi dimensioni, che è relativo alla lunghezza massima dei cavi LAN che in questo momento possono essere adoperati e possono essere interconnessi. Un altro punto importante è diciamo, all'attenzione di tutti, che è quello di predisporre delle infrastrutture di rete che siano sicuramente più green, quindi possano consumare di meno, possano impegnare meno risorse della nostra terra nel momento in cui si vanno a produrre questi cavi. E sicuramente uno dei punti principali nell'evoluzione delle nostre infrastrutture di rete è quello dei consumi. Come vediamo nell'immagine di destra, c'è un'indicazione di un incremento importante dei consumi. Continua a aumentare la banda, continuano ad aumentare i consumi, gli apparati e le applicazioni richiedono più potenza computazionale, i nostri computer e quant'altro, e quindi i consumi continuano ad aumentare. E questo è un problema importante in tutte quelle che sono le nostre infrastrutture. Ultimo challenge, diciamo, che noi dobbiamo affrontare è quello sicuramente, come accennavo prima, dell'aumento della banda, dell'aumento della richiesta da parte delle applicazioni. Molte applicazioni si stanno spostando verso il cloud e quindi non è più solo un'interazione locale del spostamento dei dati, ma un'interazione che va a impattare anche il cloud. Sicuramente nascono nuove esigenze, che sono quelle di andare a integrare nelle nostre reti anche componenti di sensoristica che ci permettono di andare a monitorare l'ambiente piuttosto che a monitorare le
la temperatura piuttosto che andare a monitorare con videosorveglianza le aree. E sicuramente abbiamo la necessità di avere al nostro interno sempre più sistemi automatici che ci aiutino a gestire l'infrastruttura di rete e a farne un management automatico. Qual è dal punto di vista del cablaggio, qual è la soluzione? La soluzione è quella che oramai si sta intravedendo da tempo ed è l'evoluzione del cablaggio strutturato attraverso dal rame che è stato il cavo Ethernet, che sono stati quelli che sono stati utilizzati fino ad oggi, negli ultimi 30 anni, diciamo, per il cablaggio strutturato, verso un cablaggio strutturato nativo in fibra ottica. Fibra ottica che ci permette di avere una tipologia di produzione completamente diversa. Sapete, il silicio è più naturale, abbiamo meno esigenze di quantità, meno necessità di energia per produrre i cavi in fibra ottica rispetto a quelli in rame. Hanno la possibilità, viene meno quel limite che avevamo con i cavi in rame, che era quello dei 100 metri per quelle che sono le interconnessioni. Possiamo andare facilmente a 10 km o addirittura a 40 km con le nuove tecnologie. Abbiamo una banda praticamente infinita rispetto a quella che è ad oggi veicolabile sul cavo in rame. Voi sapete che tutte le volte che la banda o la tecnologia cambia sul cavo in rame dobbiamo cambiare i cavi, mentre la fibra ottica basta cambiare gli SFP, gli endpoint, ma il cablaggio continua a rimanere la stessa. In più ha un degrado naturale che è 4 volte maggiore rispetto a quello che è un cavo in fibra ottica. Si stima che un degrado di un cavo in fibra sia intorno ai 30 anni, mentre un degrado di un cavo in rame sia intorno ai 7-8 anni. Questa è una slide che di nuovo riassume alcuni dei punti di cui ho appena parlato, però secondo me è importante perché visivamente dà immediatamente l'immagine di quello che è l'occupazione in termini di spazio della fibra ottica rispetto ai cavi in rame. Quindi potete immaginare quando, nel momento in cui dobbiamo andare a prevedere un cablaggio nuovo o dobbiamo prevedere un cablaggio nuovo in un edificio che stiamo ristrutturando, piuttosto che un cablaggio nuovo in un nuovo edificio, il poterci permettere di valutare ingegneristicamente il passaggio di questi cavi rispetto a una matassa di cavi in rame ci dà delle flessibilità sicuramente maggiori. Altresì, quindi, la nostra soluzione prevede non solo il passaggio nei cablaggi, dal punto di vista del cablaggio strutturato verso la fibra ottica, ma prevede anche quello di andare a utilizzare degli apparati attivi che siano in grado di ridurre il numero di apparati stessi all'interno di un edificio e quindi andare ulteriormente ad ottimizzare i consumi. Partiamo dal presupposto che attualmente tutti i cablaggi e tutte le reti che noi andiamo a fare in un campus, esso sia un building di uffici o una scuola o un ospedale, prevedono switch di core, prevedono switch di aggregazione, switch di accesso, quindi almeno 3 layer. Possono anche essere collegati in fibra ottica, quindi diciamo il media è quello corretto, ma sono comunque numerosi apparati che devono essere installati in varie parti dell'edificio e che necessitano di condizionamento, necessitano di power. La soluzione che invece Huawei vuole oggi proporvi è una soluzione mista, anzi ancora meglio in questo momento, e sono le novità che quest'anno l'R&D ci porterà, ci permetterà di indirizzare la nostra soluzione nel design delle nuove reti su una soluzione completamente ottica, tralasciando quello che potrebbe essere la combinazione con una tecnologia che cerchiamo di abbandonare, quindi quella con multilayer switch. Una tecnologia completamente ottica dove il core
viene sostituito lo switch di core, viene sostituito da uno LTE, che è un apparato che aggrega tutte queste fibre ottiche e permette la terminazione di tutti questi flussi ottici. E oltre a questo apparato, per tutto il percorso della fibra ottica non avremmo più apparati attivi. Qua la vera novità rispetto a quella che è l'architettura attuale, non avremo più apparati attivi negli armadi di piano all'interno di un hotel, non avremo più apparati attivi negli armadi di piano all'interno di un building di uffici e così via. Quindi tutte quelle che erano le esigenze che prima avevamo di condizionamento e banalmente di spazi vengono meno, il tutto viene sostituito da degli splitter ottici passivi delle dimensioni alcune volte anche di un pacchetto di sigarette, che permettono la multiplazione del segnale ottico in modo da splittare il segnale ottico verso quelli che sono gli endpoint. Abbiamo poi la possibilità, nel momento in cui abbiamo la necessità di collegare un laptop a un computer portatile, a un computer fisso, o eventualmente abbiamo la possibilità di collegare un telefono, o una telecamera, abbiamo la possibilità di andare a installare un apparato che nel gergo si chiama ONU o ONT, che fanno da terminatore di questa fibra ottica. Quindi abbiamo da un lato verso il centro l'OLT, dal lato opposto verso l'utente finale abbiamo un ONU. In mezzo tutta fibra ottica con apparati passivi. Quello che dicevo prima, proprio la possibilità di ridurre dimensioni, la possibilità di rimuovere i locali tecnici all'interno del building, ci permettono anche agli ingegneri, agli architetti o agli interior design di rivoluzionare il modo col quale si va a prevedere il design dei nuovi building o la ristrutturazione dei nuovi building. Quindi rimuoviamo completamente, riduciamo le matasse di cavi, rimuoviamo le IT room o ne riduciamo le dimensioni e andiamo a ottimizzare quelli che sono i consumi. Quali sono le tecnologie che ci permettono di andare a affrontare questa sfida tecnologica, quindi del cavo ottico dal centrostella verso l'utente finale? Sicuramente sono tecnologie che derivano da quella che è l'esperienza nei grandi deployment nelle città dei grandi operatori, quindi il fiber to the home, quindi l'FTTH, o quelle che in Italia tutti gli operatori telefonici stanno andando a rilasciare per collegare gli utenti nelle proprie case o le aziende, quindi una fibra ottica che ci permette di avere una banda sufficiente per andare a indirizzare queste esigenze. Huawei è leader nel mondo per quello che sono i deployment di fibra ottica in tecnologia fiber to the home piuttosto che to the desk, quindi verso la scrivania, come può essere in un building di uffici. In questo momento la tecnologia ci permette di andare a multiplare su un'unica fibra ottica 20 gigabit in downstream e 10 gigabit in upstream. Quella che oggi è disponibile, oggi in questo momento, è il 10 giga simmetrico, quindi abbiamo la possibilità di condividere un 10 giga simmetrico fino a 256 utenti, ma ovviamente questo poi dipende dal dimensionamento e dalla banda che si vuole offrire a ogni utente. È altresì innovativa dal punto di vista Huawei del cablaggio ottico, quindi come si va a fare il cablaggio? Sappiamo che la semplicità del cablare, del connettere un cavo in rame è molto più alta della semplicità di andare a fare connessioni a caldo, splicing sulla fibra ottica. La fibra ottica richiede apparecchiature più complesse e più costose e anche un knowledge management molto più elevato, ma da questo punto di vista Huawei ha rilasciato dei nuovi prodotti che portano l'esperienza dell'interconnessione LAN con il cavo LAN anche sulla fibra, con dei connettori che non richiedono più lo splicing. E non in ultimo, Huawei ha registrato 5 brevetti per andare a indirizzare uno dei mal di pancia principali,
che si ha ad oggi quando si prevedono interconnessioni in fibra ottica, che è quella della mancanza del power over Ethernet, nel senso che il power over Ethernet è tanto comodo nel momento in cui io devo andare a alimentare attraverso il cavo LAN un access point piuttosto che un telefono VoIP. Con la fibra ottica fino ad oggi questo non era possibile. Huawei ha registrato ultimamente 5 patent che prevedono praticamente il trasporto dell'alimentazione fino a 800 metri su un cavo in fibra ottica, un cavo in fibra ottica che anche questo è un patent di Huawei che verrà. Che sarà reso disponibile, abbiamo poi una slide nel corso dell'anno e che ci permetterà di finalmente di avere il power over Ethernet, il power over fiber anche con questa nuova tecnologia. Come si trasformano? Abbiamo adesso 4-5 slide che vanno a ricreare delle ambientazioni o delle infrastrutture nelle varie tipologie. Qua abbiamo un hotel. Quindi, come dicevo prima, in un hotel dobbiamo andare a prevedere un OLT nella server farm, diciamo centrale, nell'unico locale tecnico che sarà poi necessario a regime in un hotel. Splitter ottici che potranno essere predisposti all'interno dei piani in un semplice caveglio. Dicevo, le dimensioni sono veramente piccole, anche grandi come un pacchetto di sigarette. Quindi abbiamo la possibilità di nasconderlo splitter ovunque, non serve alimentazione perché è completamente passivo, non si rompe, è un apparato, è un prisma che semplicemente va a splittare il segnale ottico su varie fibre. E poi avremo i nostri apparati endpoint che saranno collegati a quelle che possono essere le telecamere o gli access point all'interno dei corridoi, piuttosto che. E vedremo dopo anche le novità dal punto di vista di access point dotati di porte LAN che possono essere direttamente installati uno in ogni stanza per andare a offrire i servizi tradizionali in ogni stanza, che possono essere la predisposizione di una linea telefonica con un telefono VoIP o, nel caso in cui anche fosse necessario, con un ONT dotato di porta RJ11, quindi con un telefono POTS, piuttosto che anche ONT dotati di cavo coassiale per il trasporto del segnale video. Quindi abbiamo una famiglia di soluzioni che va a indirizzare specificatamente quelle che sono le esigenze nel mondo degli hotel o dell'hospitality in generale. Altresì simile un'architettura che possiamo andare a realizzare in una scuola, quindi in una scuola, in un plesso scolastico di grandi dimensioni, dove ovviamente possiamo andare a prevedere le access point all'interno degli auditorium piuttosto all'interno delle classi multimediali. Possiamo andare, parlando di un plesso scolastico dove ci sono anche la possibilità di dormire da parte degli utenti, scusate, degli studenti, anche access point, un po' come nell'hotel, all'interno delle stanze per andare a erogare servizi agli studenti all'interno delle loro stanze, piuttosto che ovviamente soluzioni per andare a coprire quelle che sono le esigenze di sicurezza all'interno della scuola stessa. Differente, leggermente differente quello che possiamo andare a predisporre negli ospedali, analogo per quello che riguarda le aree comuni, diciamo i corridoi piuttosto che le stanze di degenza, un po' diverso per quelle che sono le aree come le sale operatorie, dove l'interferenza è una cosa che va evitata. E su quello possiamo andare, ovviamente con l'ausilio di soluzioni disponibili sul mercato, possiamo andare a predisporre non soluzioni Wi-Fi all'interno di queste aree particolari, ma soluzioni in cui si sfrutta il Li-Fi, quindi la luce, le frequenze oggi disponibili sulla luce, per andare a trasmettere dei dati, quindi senza interferenze wireless, ma semplicemente sfruttando la luce
trasmettere i dati. Ovviamente questi apparecchi, l'Hi-Fi, devono essere collegati alla dorsale in fibra ottica dell'ospedale, può essere fatto o nativamente attraverso l'apparato Wi-Fi, piuttosto che infrapponendo un apparato che termina la fibra ottica e rilascia un cavo LAN verso l'apparato Wi-Fi. Ovviamente, come sottolineavo prima, questa è una soluzione molto particolare per aree dove l'interferenza deve essere evitata ed è una soluzione peculiare che può essere rilasciata in una sala operatoria. Ultimo è quello dell'aeroporto. Diciamo che non è da tutti i giorni andare a prevedere un rifacimento di un cablaggio in un aeroporto, ma l'aeroporto ci aiuta a introdurre uno degli argomenti, che è quello delle distanze. L'aeroporto normalmente è abbastanza vasto, sicuramente i 100 metri del cavo LAN non possono indirizzare quelle che è la richiesta dell'esigenza dell'aeroporto. La fibra ottica, con la sua estensione fino a 40 km, ci permette di avere, senza ripetitori in mezzo, delle interconnessioni monodirezionali, univoche, per andare a coprire tutto l'aeroporto partendo dal centro stella. Veniamo a quella che dicevo prima essere una delle novità più grosse, uno degli aspetti più importanti di questa soluzione. Come vedevo prima, vi dicevo prima, è una soluzione che arriverà nel corso dell'anno ed è una soluzione che finalmente renderà ready la fibra ottica senza la necessità di andare a frapporre ulteriori. Quindi andando a comparare quella che oggi è la possibilità di alimentare gli apparati a remoti attraverso il Power over Ethernet, altresì andare a alimentare gli apparati a remoti attraverso questa nuova soluzione, Power over Fiber. Come funziona? Funziona con un cavo nuovo, un cavo che verrà ovviamente rilasciato da Huawei, un cavo che al suo interno contiene sia la parte di alimentazione sia la parte di fibra ottica, un'alimentazione che potrà andare a indirizzare quelle che sono le esigenze ad oggi principali. Riusciremo ad andare a erogare fino a 100 watt su ognuna delle interconnessioni in fibra, watt che andranno ovviamente a diminuire con l'aumentare della distanza. Riusciremo sicuramente a alimentare fino a 200 metri o anche più un access point che richiede un'alimentazione Power over Ethernet plus plus, quindi con i 60 watt, ma secondo quelli che sono i primi studi e deployment di test, riusciremo a alimentare una telecamera anche a 800 metri di distanza. Questo è una soluzione assolutamente importante, una soluzione che renderà molto flessibile il deployment di un'architettura in fibra ottica anche non solo in indoor, ma anche in outdoor, dove la predisposizione e l'alimentazione è sempre complicata per il fatto che siamo in outdoor. Quindi, nel momento in cui avremo un access point outdoor, non dovremo più pensare a come alimentarlo, ma banalmente entro i 200 metri o qualcosa di più dovremo predisporre una power unit. La power unit andrà a alimentare quelle che sono le utenze che richiedono il power. Altresì avremo due soluzioni per quello che riguarda la parte finale. Nel corso del prossimo anno integreremo all'interno dell'SFP direttamente l'alimentazione. In questo momento l'alimentazione, nel momento in cui si arriva all'endpoint, verrà rilasciata su un cavo RJ45, quindi anche retrocompatibile con tutto quello che è l'install base attuale e gli attuali apparati che sono in commercio. Altresì, quello che vi dicevo all'inizio, insieme al Power over Ethernet, uno dei mal di pancia, delle cose più complicate ad oggi
per quelli che sono gli installatori, è il fatto di andare a predisporre un cablaggio e dell'interconnessione all'interno di un building che stiamo andando a ristrutturare un nuovo building. In questo momento sono richiesti degli skill e delle apparecchiature per fare quella che è l'aggiunzione delle fibre ottiche. Quello che Huawei ha rilasciato, in questa, che ha appena rilasciato, è una soluzione un po' diversa, molto simile, come dice il titolo della slide, al cablaggio Ethernet, dove i cavi ottici sono è possibile preconnetterli e montando questo connettore si riesce ad andare direttamente uno splitter ottico. Splitter ottico in uno splitter che oltre a rilasciare in questo caso le 8 porte verso l'utenza, 8 porte in fibra ottica verso l'utenza, quindi uno splitter come in quello precedente, da 1 a 8, una fibra che arriva e ho 8 utenze che partono al piano. Questo splitter è 1 a 9, ma per la semplice differenza che è già predisposto per avere l'uplink verso lo splitter successivo. Quindi è una, chiamiamola scatola, che non è da aprirsi, è una scatola già preconnettorizzata. Il cavo verticale è un cavo speciale con la possibilità di aggiungere avvitandolo un connettore, quindi senza necessità di avere macchine dedicate e skill dedicati. Quindi è un modo per avvicinare la semplicità, per portare la semplicità dell'interconnessione dei cablaggi Ethernet anche sulla fibra ottica. Questa soluzione è disponibile sia in indoor che in outdoor, con un nuovo sistema completamente molto automatico per quello che riguarda il tracciamento dei cablaggi in fibra ottica. Veniamo al portfolio, quindi agli apparati che ci servono sia nel centro stella che nel lato utente per andare a illuminare questa fibra ottica. Gli apparati nel centro stella sono gli apparati OLT, dagli apparati più grandi che diciamo sono richiesti nel momento in cui abbiamo decine, cioè migliaia di utenze da andare a indirizzare, agli apparati più piccoli, quindi i 3 apparati di destra, che sono gli apparati che sono più indirizzati a quello che può essere un mercato enterprise, un mercato dove andiamo a predisporre un cablaggio all'interno di edifici medio-grandi. Questi apparati hanno la possibilità di avere card di nuova dotazione, vediamo nella slide successiva, che permettono anche di incrementare la banda su ognuna delle porte PON, delle porte in fibra ottica. Dall'altra parte, IONU, quindi i terminatori della fibra ottica, coloro che devono essere installati o in una scrivania per poi andare a erogare la porta LAN ai nostri computer portatili, piuttosto che su un access point che non è dotato di una porta ottica direttamente, piuttosto che vicino a una telecamera, altresì non dotata di porta ottica, ma con necessità di avere un'interfaccia RJ45, eventualmente anche a 10 gigabit, per gestire l'uplink. Abbiamo soluzioni sia indoor che outdoor nel caso in cui si debba andare a predisporre l'interconnessione della fibra ottica anche su apparati che devono stare in outdoor. Qua, questa slide, seppur complessa, sia visivamente che anche dal punto di vista dei contenuti, con questa slide voglio andare a indicare quella che è effettivamente una delle peculiarità di tutti gli apparati Huawei o LTE, quella di poter ospitare questa tipologia di card che noi chiamiamo Flex PON. Semplicemente è una card che ci permette, cambiando l'SFP, di passare da una tecnologia GPON, quindi con 2,5 giga in downstream e 1,2 in upstream, a una tecnologia XGS PON, dove abbiamo sia il 10 gigabit in downstream che il 10 gigabit in upstream. Questa ci permette effettivamente una flessibilità molto elevata, perché nel corso del tempo, nel momento in cui le esigenze dovessero cambiare, cambiando l'SFP, abbiamo la possibilità di crescere col traffico. Altresì, su questa card sono supportati degli SFP chiamati combo, che
al loro interno possono simultaneamente andare a indirizzare connessione GPON che è XGS-PON. Quindi se abbiamo dei client, banalmente una telecamera, che non necessitano del 10 gigabit, possiamo andarla a interconnettere su GPON. Se abbiamo un access point Wi-Fi 6, che è in grado di andare sul media area, media wireless a erogare 10 gigabit, abbiamo la possibilità di andarlo a collegare sul 10 gigabit, sulle XGS-PON. L'altra novità, di nuovo peculiare di Huawei, è lo studio dal parte del nostro R&D e supporto dei SFP GPON di ultima generazione. Ultima generazione inteso come potenza nella trasmissione ottica e quindi la possibilità di raggiungere anche i 40 km tra l'OLT e l'ONT. Questo ci dà una flessibilità inimmaginabile rispetto a quello che possiamo avere sul media rame e una flessibilità anche che ci permette di non pensare effettivamente alla strada che fa la nostra fibra ottica, ma di poter semplicemente collegare ed essere sicuri che l'interconnessione avrà esito positivo. Questa è una slide che chi ha partecipato al precedente webinar ha già visto. Che cosa cambia? Cambia il punto di vista. Tutti i nostri nuovi access point Wi-Fi 6 che sono rinchiusi in questo quadrato giallo integrano al loro interno una porta SFP, quindi un SFP cage, e all'interno di questo SFP cage può essere montato un SFP a 1 giga, un SFP a 10 giga in tecnologia tradizionale, piuttosto che un SFP GPON. Questo SFP GPON ci dà la possibilità su tutti questi prodotti di non dover più mettere l'ONT o l'ONU vicino all'access point, ma di poter direttamente terminare la fibra ottica GPON all'interno dell'access point. Questo è un vantaggio enorme che, unito alla possibilità di trasportare il power sulla fibra ottica, ci rende le installazioni molto più snelle, flessibili, ovviamente. Anche facendo saving dal punto di vista dei costi, nel senso che è tutto integrato all'interno dell'apparato. Nel caso di stanze di hotel o stanze di ospedale, abbiamo la possibilità, attraverso questo, che è il nostro flat type access point, di andare a terminare il GPON, erogare un segnale wireless, e nel caso in cui l'utenza locale richieda collegamenti in rame, l'access point è dotato di quattro porte rame lato LAN che permettono l'interconnessione a un computer, a una televisione che veicola il segnale attraverso la LAN piuttosto che a un telefono VoIP. Altresì, questo modello che è la nostra Ferrari outdoor, il nostro access point 8760R X1 o X1E con le antenne esterne, permette di avere una porta slave power over Ethernet per collegare un'eventuale telecamera da videosorveglianza. Quindi dall'OLT andiamo in fibra ottica fino all'access point outdoor senza necessità di avere alimentatori attaccati all'eventuale palo dove andiamo a predisporre l'access point, e a lui può essere collegato una telecamera. Quindi tutto con una installazione semplice senza mai perdere quello che è il media di riferimento, che è la fibra ottica, con bande che possono arrivare nella versione dell'SFP T800E anche a 10 gigabit, quindi con l'utilizzo della tecnologia XGS-PON. Ultima parte è la parte di management. Come dicevo prima, è importante avere un sistema di gestione che nella nostra accezione non è solo un sistema di gestione, ma anche un controller SDN che ci permette di avere una gestione end-to-end della soluzione. Nella prossima release che sarà resa disponibile a settembre, il
Cloud Campus o NC, NC Campus, iMaster NC, il nostro controller, aggiungerà come funzionalità la possibilità di controllare anche gli apparati di accesso LT e ONT. Questa funzionalità verrà predisposta sul nostro controller nella versione private, quindi nel momento in cui noi abbiamo un'installazione che giustifica la predisposizione del GPON, avremo la necessità di avere anche un server Cloud Campus o iMaster NC, attraverso il quale avremo la possibilità di gestire con un unico sistema di gestione, un unico ONDM, un'unica GUI, la parte di access point, la parte di accesso di cui abbiamo parlato oggi, gli eventuali switch nel caso fossero necessari e i router per l'interconnessione geografica. Andiamo verso la fine della presentazione. Con questa slide voglio riassumere quelli che sono i punti principali di questa tecnologia e quali sono i vantaggi principali e il motivo per cui su alcune tipologie di installazione. Quindi, come dicevo prima, hotel, hospitality, ospedali, aeroporti, piuttosto che palazzi uffici, la soluzione completamente ottica è una soluzione che ci porta dei vantaggi dal punto di vista della semplificazione, non abbiamo più armadi di piano, dal punto di vista dei consumi energetici e dal punto di vista anche della sostenibilità del media, la fibra e silicio. Toglieremo le sale IT ai piani, un supporto fino a 40 km, quindi per anche plant industriali molto grandi non c'è problema nell'interconnessione degli apparati. Sicuramente riduzione nei cablaggi, quindi anche predisposizione di cavelli molto più piccoli, possibilità di trasportare qualsiasi tipo di servizio e una vita della soluzione che va sicuramente oltre i 30 anni, sia per il supporto del media fisico, ma anche per il supporto della banda. La banda può continuare a crescere. Quindi i valori che portiamo con questa soluzione sono sicuramente i valori legati alla sostenibilità, al green, alla riduzione del TCO. Dopo abbiamo una slide nelle referenze proprio su questo, non tanto per quanto riguarda le CAPEX, ma in modo assoluto per quanto riguarda le OPEX, quindi le spese energetiche, le spese relative agli spazi, una semplificazione, un unico sistema di gestione per avere la gestione end-to-end e la possibilità, ovviamente, per i partner di avere un win-win con una soluzione all'avanguardia dal punto di vista sia delle prestazioni che della sostenibilità. Le ultime due slide, voglio parlarvi un po' di quelle che sono le referenze. Referenze che ovviamente sono in tutto il mondo, non è una tecnologia assolutamente nuova, è una tecnologia che oramai da anni in vari paesi viene utilizzata per l'interconnessione delle abitazioni, è una tecnologia che altresì da anni viene utilizzata per i cablaggi all'interno dei building. Abbiamo varie referenze in giro per il mondo, una delle più grosse ce l'abbiamo in Italia, che è i building uffici di Enel. Conosciamo Enel tutti quanti, è stato fatto un rifacimento, un refresh di quelli che sono i building uffici e Enel ha usato la tecnologia ottica, quindi il trasporto ottico dei segnali all'interno del building e ha avuto dei benefici importanti sia dal punto di vista dei costi nelle CAPEX, sia dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista dei costi nelle OPEX successive. Un altro esempio dove la tecnologia GPON, quindi la fibra ottica, va a indirizzare molto bene quelle che sono le esigenze, sono i palazzi uffici altresì molto alti, dove hai la possibilità di andare a cablare in altezza senza predisporre IT room all'interno di ogni piano e con la possibilità di indirizzare fino a 40 km,
abbiamo veramente la possibilità di completare, di cablare tutto il building senza necessità di amplificazione all'interno del building stesso. Ultima slide è proprio legata, una delle più importanti, ed è proprio legata a un real case, quindi un caso di successo in Italia, dove una volta installata la soluzione si sono fatti dei calcoli. Calcoli non tanto per quello che riguarda le CAPEX, quindi gli investimenti iniziali dell'infrastruttura, dove comunque la soluzione GPON è una soluzione paragonabile a quelle che sono le soluzioni tradizionali con degli switch multilivello, ma soprattutto dal punto di vista delle OPEX. Come vedete, la prima numero che balza agli occhi è quello relativo al risparmio nei consumi energetici. Sapete che i consumi energetici all'interno di un building sono una delle parti più importanti per quanto riguarda le spese ricorsive, le OPEX, e con la tecnologia GPON questo risparmio è stato molto importante. Ovviamente viene di conseguenza tutti quelli che poi sono gli altri benefici di cui abbiamo già affrontato oggi in numerose slide: lo spazio, risparmi di spazi, la possibilità di continuare a espandere nel corso degli anni la banda, semplicemente cambiando le ottiche agli estremi dei cavi senza dover cambiare anche i cavi, e la possibilità ovviamente di avere una disponibilità del media, quindi anche una durata dell'investimento decennale rispetto a quello che è l'investimento attuale sui cablaggi in rame. Direi che posso di nuovo lasciare la parola a Ettore per la sessione di domande e risposte. Sì. E se avete domande come l'altra volta, approfittiamo della presenza di Luca, anche qualsiasi dubbio e necessità di approfondimento. Basta, aprire il microfono e potete porre la domanda. Ecco, nel frattempo che arriva la domanda, Luca, volevo capire rispetto, no, a tutti i prodotti peculiari e gli ambiti di applicazione che hai fatto vedere, quindi giustamente hai evidenziato quella dell'applicabilità nel mondo della sanità, degli hotel, degli aeroporti e degli uffici, ma in generale, se dovessi sintetizzare questa tecnologia, quali esigenze o problematiche risolve al potenziale cliente, alla potenziale azienda o pubblica amministrazione? Quali sono le evoluzioni vere e proprie che portano a risolvere delle esigenze sentite da parte del cliente, che sia azienda o pubblica amministrazione? Ma allora, sicuramente la semplicità, nel senso che la semplicità nella configurazione, la semplicità nei cablaggi, non abbiamo più da pensare a un'architettura multilivello di switch, ma semplicemente da interconnettere una fibra ottica con degli splitter che nelle ultime versioni sono già precablati, quindi non hai neanche l'esigenza di avere know-how particolare per fare l'aggiunzione delle fibre sul posto. E questo è sicuramente un punto molto importante. Va a indirizzare quelle che sono le esigenze e i requisiti molte volte degli interior design in ambienti ormai che diventano sempre più curati, come all'interno degli hotel o anche dei nostri uffici. Quindi non hai più la necessità di andare a predisporre gli armadi ai piani. Aumentano gli spazi disponibili, vivibili, perché ovviamente venendo meno un IT room al piano hai più spazio, che comunque paghi se sei in affitto, e quindi hai anche un risparmio e un'ottimizzazione dei costi dal punto di vista degli spazi. E poi insieme alla semplicità nel realizzare l'infrastruttura hai poi una semplicità nella gestione. Il tutto supportato da prestazioni assolutamente superiori dal punto di vista poi proprio dell'erogazione del servizio, con la possibilità di andare anche a erogare 10 gigabit in questo momento, ma nel brevissimo futuro 20 gigabit a ogni endpoint, piuttosto che nel prossimo futuro si passerà al 50 gigabit. Quindi è una tecnologia in continua evoluzione, dove
il fattore comune è la fibra ottica come media unico e univoco per l'interconnessione di tutti i punti. Chiaro. Allora, se qualcuno vuole approfittare per fare delle domande, non abbiate paura. Ovviamente tecnicamente basta che aprite il microfono perché sono stati tutti chiusi, quindi autonomamente potete aprire il microfono per fare la domanda. Allora, va bene, allora procediamo, diciamo andiamo alla conclusione. E come per chi c'era anche l'altra volta, ecco, volevamo far vedere questa piattaforma che abbiamo sviluppato, laddove è possibile semplicemente fare un'esperienza all'interno dei nostri centri R&D, nelle nostre sedi di ricerca e sviluppo. In Cina, tra Shanghai, Shenzhen e altri paesi, e in particolare, come vedete dall'immagine, è possibile fare proprio un'esperienza virtuale all'interno delle varie sedi, in particolare anche la sede che sviluppa la parte appunto ottica direttamente, dove è possibile fare un'esperienza virtuale ma tridimensionale di quello che c'è all'interno. Questo sarà possibile praticamente organizzarlo attraverso il vostro referente all'interno della nostra azienda che vi accompagnerà proprio in un tour all'interno di questo, diciamo, di questa area virtuale, coinvolgendo anche vostri colleghi, clienti o terze parti. Quindi questo potete fare riferimento al vostro responsabile per poi organizzare delle sessioni proprio di visita virtuale all'interno di questi centri che abbiamo sviluppato per tutte le tecnologie. Detto questo, come vi ho ricordato l'altra volta, appena dopo il webinar riceverete anche un link con un questionario dove potete proporre dei nuovi argomenti per i prossimi webinar, piuttosto che dare dei suggerimenti o evidenziare esigenze peculiari che avete. Detto questo, siamo arrivati al termine. Cerchiamo sempre di tenere questi webinar concentrati in un tempo idoneo a consentirvi anche di sviluppare la giornata rispetto alle vostre esigenze. Ci vediamo come ogni volta, ogni mercoledì, con un argomento diverso. Quindi appuntamento al prossimo mercoledì. Ciao a tutti.